Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Io sono Capezza, questo lo sapete. Oggi un video abbastanza veloce ma molto risolutivo. Vedete che cosa ho in mano? Questo prodotto lo abbiamo provato adesso con Ryder, quasi per scherzo, sul mio faro, perché abbiamo lavato l'auto, abbiamo tolto un paio di graffietti e lui giustamente mi ha detto: "Ma proviamo a togliere un po' l'opacità, il giallo." E io gli ho detto: "Chiaramente serve il kit di lucidatura fari." Ma per gioco e per scherzo abbiamo provato questo prodotto e guardate questo faro. Voi giustamente non sapete com'era prima il faro, però ho approfittato per fare questo video, quindi ce ne andiamo sull'altro faro che grosso modo è nelle stesse condizioni e facciamo insieme il trattamento. Guardate un po' questo faro. È veramente veramente messo male, e quell'altro era così. A differenza di questo, aveva un pochino più di bruciatura, un pochino più estesa verso il centro. Quindi adesso faremo un video dimostrativo. Chiaramente non sono pagato né da Arexon né da altre case costruttrici, però voglio farvi vedere quello che possiamo fare con questo semplice prodotto senza andare a spendere una fortuna. Sicuramente non sarà risolutivo al 100%, sicuramente non durerà in eterno. Per il momento penso di poter dire che abbiamo risolto un problema che, diciamo, ci accomuna un po' tutti quanti. Quindi dovremo solamente aspettare una manciata di secondi che la nostra pasta di nuovi graffi tenda ad asciugare un pochino, e poi andremo con un po' di olio di gomito a togliere con del cotone pulito tutto questo, diciamo, prodotto che abbiamo messo sul faro. E adesso, ripeto, non voglio fare tagli, perché altrimenti magari uno potrebbe dire: "Ah, ma io ho comprato il kit, l'ho fatto con la carta abrasiva, con altre paste, con altri prodotti e non ho ottenuto lo stesso risultato." Spero adesso di non fare una brutta figura, visto che di là già lo abbiamo fatto. Beh, passata questa manciata di secondi, vediamo se il nostro prodotto, ok, asciugato. Perfetto. Comincio a togliere. Chiaramente, se si avesse una vibratrice, diciamo una lucidatrice, sarebbe molto molto meglio. Vediamo intanto adesso una cosa veloce veloce veloce, quello che può fare questo prodotto. Vedete, tutta la parte, diciamo, bruciata rimane sul nostro cotone. Si potrà dare chiaramente una seconda mano. Intanto guardate ragazzi, con un semplice rimuovi graffi dell'Arexon, penso che anche di altre case potrebbe andare bene, diciamo, il tipo di trattamento. Guardate un po' che adesso darò una seconda mano, non c'è più quel giallume, quella parte bruciata. Chiaramente la pellicola è assente, la pellicola protettiva che è sul faro è assente, perché si sente al tatto un piccolo scalino. Ma questa è la nostra, diciamo, piccola scoperta, anche se molti di voi sicuramente già sapevano il prodotto, già sapevano l'efficienza. Comunque a me ha fatto piacere portarla qui sul canale. Quindi le solite raccomandazioni: iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, ricordati di attivare la campanellina per sapere quando posterò nuovi video sul canale. Ci vediamo alla prossima, grazie per essere stati con noi, ciao, ci vediamo!